Salve a tutti, io sono TheJogger91, mi conoscete sul forum di Internet Caffè che frequento abbastanza spesso. Allora, questo è un video di prova per le recensioni video di Warhammer e Warhammer 40.000. Visto che deve essere un piccolo trailer, spieghiamo un pochino che cos'è il gioco. Allora, questo è Warhammer Fantasy. Questo è il manuale, bello grosso, bello pesante, molto comodo da portare durante le partite, e praticamente Warhammer Fantasy è un gioco inventato dalla Games Workshop, una società di avidi vampiri succhiasangue, che è formato dalle regole tipiche dei giochi di ruolo strategici, quindi gestiamo degli eserciti fantasy formati da uomini, orchi, elfi, vampiri e così via, seguendo le regole di un normale gioco di ruolo, ovviamente le regole del movimento, di come si spara, perché ci sono anche le armi da spara, da tiro, si tira con l'arco, eccetera, e anche le regole per i combattimenti. Oltre alle regole, ovviamente, anche per le reazioni in battaglia, insomma, è un gioco abbastanza realistico. Bellissimo, sembra umano. Quest'altro invece è il mio libro personale degli orchi di Warhammer 40.000, che rispetto alle stesse, più o meno le stesse dinamiche di Warhammer Fantasy, ma si differenzia dal gioco originario, cioè dal gioco fantasy, perché prima di tutto è ambientato nel futuro, segue la storia del genere umano 40.000 anni più avanti e a parte avere più o meno lo stesso tipo di razze, perché come abbiamo visto gli orchi ci sono anche le 40.000, poi gli Eldar possono essere un pochino equiparati agli elfi. A parte questo, quasi tutto, la maggior parte dei turni che ci sono in Warhammer 40.000 sono basati sul tiro, sulla fase di tiro. La differenza è che in questo caso non si spara con delle armi, degli archi oppure delle armi, diciamo, rinascimentali. Ma si spara con veri e propri fucili da Seconda Guerra Mondiale, da epoca moderna e così via. E quindi c'è anche l'artiglieria, cosa che diciamo in Warhammer Fantasy ci sono anche, c'è, però è sempre anche quella in versione molto primitiva. E poi cosa che veramente manca in Warhammer Fantasy, ovviamente, ci sono i carri armati. Andare in guerra, partiamo, noi adesso partiamo per battaglia. Insomma, chi è che non ha mai voluto controllare un'armata fatta di carri armati? Pensiamo tutti. Poi si differenzia anche perché rispetto a Warhammer Fantasy ha molte più espansioni basate sul fatto che il gioco di Warhammer 40.000 si svolge in un universo. Nella nostra galassia ci sono miliardi e miliardi di soli. L'universo è pieno di galassie. Immaginiamo che solo nella nostra galassia ci sono miliardi e miliardi di soli come il nostro, anche più grandi. Quello nostro è uno dei più piccoli. Quindi si svolge su diversi pianeti, quindi ci sono varie espansioni tipo Attacco Planetario, Città della Morte e così via. Penso che non ci sia nient'altro da dire, le recensioni video ovviamente si svolgeranno sulle varie razze, come sono formati gli eserciti, quali sono i loro punti di forza, quali sono i loro punti deboli. E soprattutto vedere quale miniatura è utile, quale truppa, quale scelta personaggio è meglio utilizzare piuttosto che un'altra e vedere quale esercito è meglio di un altro da collezionare rispetto a uno, tipo per esempio perché scegliere Templari Neri piuttosto che Space Marine normali, oppure perché non si possono scegliere gli orchi rispetto a Necron, cose del genere. Io adesso ho preso riferimento ovviamente alle razze di Warhammer 40.000 perché mi piace molto di più rispetto al fantasy.
Non ho altro da dire, spero che questo promo vi sia piaciuto, magari un pochino più lunghetto di quanto mi aveva chiesto zio Inter. Che genio. E niente, fatemi sapere poi com'è andata. Ok? Ciao Bea!